Alessandro Gassman e Luca Argentero. Siete fratelli? Perché siete praticamente identici in questo film. Come identici? Sì, Siamo vi all'opposto. assomigliate un sacco. Sì. Ma perché siamo scuri un po'. Beh, devo dire che effettivamente la scelta di casting siamo è appropriata. Siamo credibili, abbastanza credibili come fratelli. Sì. Sì, abbiamo una bella mamma, anche, diciamo la verità, Stefania Sandrelli. Assolutamente, assolutamente. Ci raccontate un po' i vostri personaggi, in cosa sono così diversi? Luca Argentero. Grazie. Il punto di partenza è proprio un'antitesi fortissima. Io sono il cocco di mamma, insopportabilmente fastidioso. Attraverso la miccia, che poi è Valentina Lodovini, che causerà, insomma, numerosi scompigli, attraverserò questo cambiamento molto profondo che mi porterà e porterà poi tutti i personaggi del film a capire chi realmente sono. Divertente, perché come tutte le volte che ti viene proposto un personaggio che cambia molto all'interno di una storia, questo rende il copione e quindi la tua avventura particolarmente affascinante. Alessandro invece? Io parto dal lato opposto, io sono invece la pecora nera, il primogenito, diciamo, del quale mamma è meno orgogliosa, forse anche meno amato, in qualche maniera meno capito, e che quindi ha sfogato questa sua probabilmente incomprensione, avendo una vita sentimentale fuori dal suo matrimonio ormai stanco, con tante donne, quindi un donnaiolo, un traditore, un cornificatore, che però sempre per causa di Valentina Lodovini troverà la sua vita capovolta e maturerà, quindi anche il mio è un personaggio che cambia. Sono due personaggi che si incrociano e alla fine si ritrovano, è anche la storia dei due fratelli che in qualche maniera reinstaurano un rapporto che magari nella loro vita non c'era mai stato prima. Ecco, i vostri personaggi cambiano e si evolvono e sono l'uno il contrario dell'altro, un po' lo specchio. Sì. Ma secondo voi questi due aspetti nel rapporto con le donne, cioè uno molto da Don Giovanni e uno invece un po' più romantico, sono entrambi nel genere maschile? Cioè sono degli aspetti che prima o poi attraversa ogni uomo nella sua vita? Io credo di sì. Io li ho vissuti uomo. Tutti e due, nel senso che io sono partito nella mia vita che ero molto simile al personaggio che interpreto, e poi alla fine sono diventato invece da 16 anni un monogamo, una persona molto tranquilla, eccetera eccetera. Non so lui prima del suo matrimonio, ma io al liceo ero uno sfigato tremendo. Come nel film? Sì, non rimorchiavo per niente. Poi insomma sono cresciuto, non sono diventato poi come diventa Leonardo nell'ultima parte del film, cioè non sono mai stato un gran figlio di, diciamo, ho raggiunto una moderazione, no? Però al liceo proprio riga da una parte, un golfino, una sfigata tremenda. Alessandro, come ti sei trovato a recitare con Stefania Sandrelli, che abbiamo visto come è stata compagna sul set di tuo padre, sia come amante che come moglie, adesso tu ce l'hai come mamma? Sì, diciamo che la mia mamma... È la mia mamma naturale al cinema, diciamo, che sta essendo, appunto, potrei essere figlio di uno dei tanti incontri amorosi che Stefania ha avuto con mio padre nei film. Benissimo, come del resto immagino tutti noi, insomma, è una grande attrice, ha attraversato la storia del nostro cinema, è una donna meravigliosa e sta vivendo una seconda giovinezza. Io trovo che Stefania negli ultimi 4-5 anni abbia tirato fuori, includendo l'interpretazione nel nostro film, una dolcezza, una sottigliezza di interpretazione straordinaria, cioè un'attrice meravigliosa, insomma. Un gioco, qual è la qualità principale che deve avere la donna della vostra vita? Nella realtà? Sì. Nella vita vera? Mia moglie mi ha travolto, quindi... Non in senso più... in senso fisico, proprio. No, dico sempre quello che, insomma, è il modo poi in cui l'ho chiesto di sposarmi. Ho detto, sono convinto che abbia un sacco di cose da insegnarmi, e quindi questo me l'ha resa molto affascinante. Ma io, ripeto, sono 16 anni che convivo con mia moglie Sabrina, e la cosa che mi affascina di lei ancora oggi è il fatto che ancora su molte cose non andiamo d'accordo e ancora non abbiamo trovato un accordo. Noi continuiamo a litigare come se fosse il primo anno e a amarci come se fosse il primo anno. Questo è, credo che sia abbastanza, mi dicono che sia abbastanza raro,
E spero che continui così. Io infatti a volte non nascondo di darle torto anche quando so che ha ragione, proprio per continuare a tenerla un po' incazzata, perché mi piace questo pungolarci continuo, è affascinante. Senti, per concludere, nel film ci sono due figure femminili fondamentali che sono appunto quello interpretato da Valentina Lodovini, che è la donna che vi contendete, e quello di Stefania Sandrelli, che è vostra madre. Ma la donna della vostra vita è la madre o la compagna? Guarda, io dico la compagna perché mia madre vive in Messico e non vedrà questa intervista, e quindi sono a posto. Tu? Io sono fregato, comprendere che mia mamma vedrà questa intervista e mia moglie pure. Non lo so, io sono molto orgoglioso dell'aver creato una nuova famiglia, quindi dico mia moglie perché sono convinto che mia mamma capirà.